Dai, lo sappiamo, quasi tutti diamo una sgonfiata alla ruota dietro per impennare meglio. 8 secondi per metterla a 0,8, giusto? 3, 4, 2, 4, 1, 3, 3, 3, 6, 7, 8, una foto. Quant'ero? 7, 8, 9. 6, 0,8. Oh. Ma forse non tutti sapete che quando la valvola è messa così, rischiate di rompere la valvola e quindi di dover cambiare la camera d'aria. Ora vi insegno come rimettere dritta la valvola. La prima cosa da fare è trovare questo bullone, che è appunto quello che dovrebbe evitare che si muova la camera d'aria all'interno del cerchio e del copertone. Tutto ciò che ci serve è una chiave del 12, in questo caso, per svitare questo. E se vogliamo proprio essere pignoli e fare le cose per bene, comodamente, c'è anche questo kit che vi lascio in descrizione. Quello che ci serve è questa chiave, poi qui avete delle valvole di scorta nel caso in cui quella smettesse di fare tenuta, ma solitamente non succede. Svitiamo come al solito il coperchio della valvola e sgonfiamo. Questa chiave, che ha questa punta particolare, che serve per smontare le valvole. La inseriamo e svitiamo la valvola. Facendo questo, adesso l'aria è libera di passare dentro e fuori. Abbiamo la certezza che, non essendoci più aria dentro, non avremo nulla che ci ostacola nell'operazione che eseguiremo dopo. Ora, con la nostra chiave del 12, andiamo a svitare questo. Ed ora, per poter stallonare completamente e muovere lo pneumatico sul cerchio, quindi farlo strisciare in questo modo per far tornare la valvola dritta, anzi farlo strisciare in questo modo per raddrizzare la valvola, visto che la valvola è piegata così, dovremo spingere lo pneumatico in su in modo da tornare a portarla dritta. Dovremo prima di tutto battere col martello qui sopra per staccare questo. Mi raccomando, mentre fate questa cosa, schiacciatevi le dita, segnate il cerchio e piegate il disco del freno e la corona. Una volta fatto questo, dovremo stallonare lo pneumatico dal cerchio. Esatto. Mi raccomando, è da stallonare tutto intorno, da entrambi i lati, per bene, altrimenti non gira. Fa cadere la moto. Ora, se avete stallonato bene il copertone dal cerchio, basteranno due pacchettine così, con dentro la prima, per riportare dritta la valvola. Io per sicurezza l'ho piegata un po' nell'altro senso, così dopo ha un po' di margine prima di tornare a stortarsi nell'altro ancora. Mi raccomando, con del lustro, dicono da noi. Cioè, pianino con le pacche così, perché non è ottimale per i cuscinetti del motore. Però, se avete stallonato bene, non serve molta forza per fare questa operazione. L'alternativa è infilare qui un asse di legno, ad esempio, e fare la stessa identica cosa, quindi con la moto in folle. Però ovviamente questa operazione non è ottimale per i raggi. Sapevate già come fare? O avete consigli o suggerimenti? Fatemelo sapere nei commenti. Se avete altre alternative che non comportino
lo smontare completamente la gomma, scrivetemelo e non dimenticate di iscrivervi.